Bene, buonasera, benvenuti a tutti. Vi do il benvenuto a questo webinar organizzato dal CESPI, dal Torino World Welfare Institute, sulla Cina e il mondo post-pandemia. Innanzitutto desidero ringraziare il professor Andornino per aver accettato di organizzare con noi questo momento di confronto sul tema oggi quanto mai centrale nelle dinamiche geopolitiche attuali. E a partire dal suo ultimo libro, appena pubblicato, La Cina, prospettive di un paese in trasformazione, che farà da sfondo un po' al nostro dibattito di questa sera. Voglio anche ringraziare i nostri autorevoli interlocutori che ci accompagneranno questa sera, la dottoressa Laura De Giorgi, il presidente Romano Prodi, il presidente Francesco Profumo e l'onorevole Piero Fassino. La Cina è un paese che è divenuto ormai sempre più centrale nelle dinamiche geopolitiche internazionali. È un paese che ha un modello sociale e politico molto distante dai nostri standard, ma che negli ultimi anni ha acquisito un ruolo sempre maggiore, sia sotto il profilo economico, ma anche di attore a tutto campo nel panorama internazionale. In un mondo in profonda trasformazione, quello che viviamo e che stiamo vivendo anche a causa della pandemia, la Cina chiede di assumere un ruolo adeguato al suo peso, e questo avviene in un modello di governance internazionale che rimane ancora legato a schemi che evidenziano i loro limiti anche rispetto ai grandi temi, dall'ambiente alla pandemia stessa. È una richiesta di riconoscimento di un protagonismo da parte della Cina, un protagonismo che di fatto è reale in molti campi. Però nello stesso tempo la Cina viene descritta no, in modo spesso contraddittorio, no? È un partner economico centrale perché ha un ruolo centrale nelle catene globali del valore, ma anche sul piano finanziario, è però anche un competitor sul piano commerciale, su scala globale, è un partner essenziale, imprescindibile su alcune tematiche globali come l'ambiente. Ma è anche un rivale sistemico in ambito tecnologico, in ambito geopolitico, ha assunto un ruolo sempre più centrale in America Latina, in Africa, in diversi continenti, ma anche e soprattutto si fonda su un modello di società diverso dal nostro, con un diverso riconoscimento di alcuni valori per noi fondamentali, la democrazia, i diritti umani. E sempre più spesso è al centro di tensioni internazionali in cui l'Italia e la stessa Europa si trovano a volte in una posizione scomoda anche rispetto all'alleato atlantico. Ecco, nonostante tutto questo ruolo crescente della Cina, la nostra conoscenza di questo paese e della sua cultura millenaria è ancora estremamente limitata. Esiste cioè un gap enorme rispetto alla conoscenza di questo paese che deve essere colmato per comprenderla, per comprendere le sue dinamiche, le sue aspirazioni, evitando di cadere da una parte in stereotipi, ma anche dall'altra in un'informazione che a volte è manipolata o da una parte o dall'altra a seconda del contendere. Allora, il webinar di oggi, in particolar modo il libro curato dal professor Andornino, rappresentano un po' un'occasione per entrare più in profondità nelle dinamiche che caratterizzano questo attore globale, riconoscendone da un lato la complessità, e forse questo potrebbe anche essere un tema di discussione, riconoscendone anche un ruolo di attore globale con cui necessariamente bisogna confrontarsi, nella ricerca di un nuovo modello anche di governance rispetto a obiettivi comuni. Ecco, questo richiede un approccio multidisciplinare, che appunto il libro curato dal professor Andornino rispecchia attraverso un lavoro corale, restituendo uno spaccato articolato della Cina contemporanea, un lavoro autorevole. E l'altro ingrediente è una conoscenza diretta del paese, l'avere intessuto delle relazioni con questo paese, un'esperienza sul campo. Ecco, ingredienti che abbiamo cercato anche di replicare nel nostro webinar di questa sera attraverso i nostri interlocutori. Ecco, mi fermo qui e lascio la parola al professor Andornino, curatore del volume, docente di relazioni internazionali dell'Asia orientale presso l'Università di Torino,
e vicepresidente del Torino World Affairs Institute, che ha curato il volume. Prego. Grazie, grazie direttore, grazie al CESPI per aver proposto questo momento di confronto e devo dire soprattutto grazie agli interlocutori che rifletteranno insieme con me questa sera per aver sottratto tempo ad agende che conosco per essere mai semplici. Vorrei ringraziare in particolare il presidente Fassino che è stato, come dire, lo stimolo originario di questo momento, ma anche per una seconda ragione, perché nella sua veste istituzionale come presidente della Commissione Esteri della Camera in parte ha avuto un ruolo indiretto nella genesi del libro stesso, perché in realtà il libro nasce sulla scorta di un rapporto che è stato preparato una realtà che si chiama Osservatorio di Politica Internazionale, che è partecipato dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Quindi è un libro che nasce in una sua prima genesi e con una funzione, come dire, di offrire conoscenza applicabile, chiamiamola così, al decisore e al nostro, per la verità, molto professionale mondo di addetti di politica estera, sia nelle aule parlamentari sia alla Farnesina, e che poi per volontà e su consiglio di altri, tra cui il presidente Prodi, che lo lesse nella sua prima iterazione, si è, come dire, riconfigurato e maturato nella forma del volume che discutiamo. Questo esercizio è stato fatto, e qui il mio secondo e ultimo ringraziamento, davvero grazie al concorso di di un gran numero di colleghi e di amici, perché poi si diventa tali, o ci si odia completamente alla fine di un volume collettaneo o ci si vuole molto bene. A me è andata bene, quindi in questo senso io ringrazio la professoressa Laura De Giorgi, perché lei in qualità di presidente dell'Associazione Italiana degli Studi Cinesi rappresenta tutto l'altro mondo che nel libro è rappresentato, e cioè quello degli studiosi sinologi, studiosi di area, mentre io sono un politologo. E per chi conosce il mondo universitario, in specie quello italiano, sa che il confronto a cavallo tra le discipline non sempre è possibile, non sempre è incoraggiato. Devo dire, e per fortuna, nella mia esperienza personale questo è stato possibile, il libro ne è una testimonianza, e quindi in realtà io ho l'opportunità di confrontarmi con voi a riguardo, ma in realtà lo faccio immeritatamente, perché la gran parte del libro naturalmente non è stato scritto da me direttamente, ma dai miei colleghi insieme con me. Siccome da appassionato di cinema mi rendo conto che gli spoiler sono sempre dietro l'angolo, e non vorrei, perché poi credo che l'editore se ne avrebbe anche a male, non parlerò molto dei contenuti del libro, ma se posso offrirei un commento anche qui in ottica di analisi sul senso della genesi del volume. Ricorrendo a uno strumento che ogni tanto ho utilizzato anche alla Farnesina, negli Stati Uniti, quando è stato possibile lavorare lì, quello che si chiama in gergo tecnico strategic foresight, cioè quali traiettorie di analisi impiegare per valutare dove ci troveremo, dove ci potremmo trovare, secondo diversi scenari, con riferimento a un paese così importante come la Cina, di qui a 10-15 anni. E come sappiamo bene, infatti, è sia utile ragionare, ed è questo anche il senso del titolo del libro, è sia utile ragionare sulla Cina come adesso, sia è piuttosto efficace ragionare sulla Cina come si rappresenta nel tempo, in senso diacronico, in avanti, come noto, una delle capacità di quel particolare regime politico, che è un regime autoritario strutturato secondo una matrice marxista-leninista, è quella di saper progettare il futuro. Per la verità, spesso quei regimi progettano anche il passato, ma questo è un altro discorso, e lo lascerei volentieri alla mia collega, perché lei, essendo ordinario di storia, penso possa dire qualcosa di un pochino più sensato di me. L'aspetto della progettazione del futuro, e quindi del darsi delle cadenze, delle scadenze a distanza di decenni, fa della Cina un attore che non potrebbe essere più diverso di quanto siamo noi, in particolare noi europei e italiani nello specifico, perché chiaramente vivendo un po' alla giornata ci troviamo poi esposti a quello che il direttore Frigeri segnalava, cioè il rischio di saper poco di un fenomeno che in realtà già è emerso ampiamente e che pure ci coglie impreparati. Allora, quando si fa strategic foresight, di solito si ragiona su 5 dimensioni, no? Racchiuse nell'acronimo STEEP, cioè dimensioni sociali, tecnologiche, ambientali, economiche e politiche. Toccherò qualche dato di ciascuna di queste per non rubare tempo agli altri interventi.
È chiaro che oggi noi ragioniamo sulla Cina che si autodefinisce la Cina della nuova era, la Cina di Xi Jinping, si autoafferma con questa identità. Quindi c'è stata un'era precedente, in realtà ci sono state varie ere, ma diciamo noi tutti siamo più affezionati o conosciamo meglio la Cina delle riforme, cioè la Cina che è venuta dopo il maoismo. E il libro tratta di questa Cina e cosa ci ha portato oggi. Ebbene, io farei questo excursus per osservare che cosa abbiamo visto nel quarantennio, o se volete nel cinquantennio, delle relazioni tra Cina e Italia, no? Dal 70 al 2020, o nel quarantennio dall'inizio delle riforme a oggi, qual è stata la portata del cambiamento. Cioè, in un certo senso, perché vale la pena di leggere un libro così? Perché il cambiamento che osserviamo è un cambiamento che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Quindi, come dire, si commenta in un certo senso da solo, però poi le chiavi di lettura servono per capire le implicazioni di medio e lungo termine. Per esempio nell'ambito sociale. L'ambito sociale è la prima delle dimensioni, no? Un paese che conoscevamo per essere un paese rurale, 80% della popolazione o poco meno viveva in contesti rurali, un paese che oggi ha più della metà della popolazione in contesti urbani e che si proietta verso un orizzonte che assomiglia a quello europeo o statunitense, dove hai il 70% di persone inurbate. Ed è intuibile sia la capacità di traino dell'economia di un inurbamento così massivo e così rapido nel tempo, e sia il fatto che quando ci si dice sì, ma la Cina finirà per inciampare nella sua crescita, dovrà rallentare, attenzione perché non tutte le leve di crescita sono esogene, cioè sono commercio con il resto del mondo, eccetera. Ci sono anche leve importanti all'interno del paese e l'urbanizzazione è certamente una di queste, che viene usata in modo piuttosto, come dire, pragmatico, anche per stimolare la crescita, sia infrastrutturale, sia urbanistica. Tra l'altro abbiamo il piacere di avere con noi questa sera un ex rettore del Politecnico di Torino, Politecnico che non a caso, proprio in questi ultimi anni, lavora moltissimo sulla dimensione architettonica e di relazione col mondo dell'architettura, perché la Cina è uno dei paesi dove oggi gli architetti possono fare di più e recuperare di più il patrimonio urbanistico e industriale dismesso. La dimensione tecnologica, anche questa, la seconda, si commenta da sé, ma un paese, penso lo ricordiamo tutti, quando si parlava delle quattro modernizzazioni dopo la morte di Mao, altro che quattro, adesso ci troviamo a distanza di tempo con questo grande non detto, però è davanti ai nostri occhi, cioè tema del 5G, della sicurezza informatica, eccetera, è anzitutto un tema di carattere commerciale, per la verità. Il problema non si porrebbe se vi fosse una controfferta commercialmente efficace di un 5G, per esempio, europeo. Qui lo sfondiamo, credo sfondare una porta aperta con un ex presidente della Commissione. Insomma, avere Airbus è una buona cosa nel campo, insomma, dei velivoli, è un problema sulle telecomunicazioni. Invece questo continente ce l'ha e rischiamo di rimanere impigliati tra la nuova grande potenza tecnologica cinese e quella statunitense, che è una posizione alquanto scomoda su una serie di profili. Quindi un altro cambiamento epocale in 40 anni, un paese che era arretrato persino rispetto ai vicini asiatici, che diventa un interlocutore talmente potente da costringere all'utilizzo, diciamo, di strumenti impropri in un'economia di mercato, che sono quelli della sicurezza nazionale, pur di frenare proposte commerciali che sono viceversa, come dire, estremamente allettanti. E ancora la partita non è chiusa. Poi le due E di STEEP. La dimensione environment, quindi ambientale, e la dimensione economica. Quella ambientale, insomma, il trapasso è stato quello da quando all'epoca di Mao si faceva dell'ambiente, cioè dell'ecosistema, una battaglia, cioè si trattava di vincere la battaglia contro la natura per forzarla agli interessi della crescita materiale, a oggi in cui la Cina invece diventa un interlocutore, come veniva ricordato dal direttore Frigeri, imprescindibile sulle dinamiche, sulle politiche climatiche globali. Non puoi vincere quel dossier se non hai la Cina. Ed è l'ultimo, devo dire, in questo momento, tema di convergenza desiderata, almeno palesato dalle leadership politiche, ad esempio statunitense e cinese. Cioè, quando non si sa più che cosa dire perché ci si incontra a meno 20 gradi a Anchorage e si percepisce che l'ambiente è freddino in tutti i sensi, ci si dice sì, comunque, però sul clima ci possiamo capire. E quindi anche su questo un cambiamento culturale all'interno della Cina molto veloce e poi un cambiamento di politica ambientale che peraltro si porta appresso tutte delle conseguenze in ambito energetico che poi sono rilevanti anche sul piano geopolitico. Penso al caso della Entente sino-russa che si sta via più restringendo con implicazioni per l'Europa non trascurabili. La dimensione economica.
su cui tutti siamo ben edotti, ma ciò non di meno a me fa sempre impressione pensare che sempre in questi 40 anni, nell'arco della mia vita sostanzialmente, la Cina è passata ad avere un'economia in termini di PIL in dollari correnti che era la metà di quella italiana nel 78, quando sono partite le riforme, e adesso è 7 volte più grande. E noi non siamo una piccola economia, nonostante con mia sorpresa, nella prima lezione in università, anche quei ragazzi in magistrale, io chiedo spesso, no? Cioè l'Italia è un'economia media, piccola, grande, è sorprendente quanti dicono piccola. Un paese grande che si crede piccolo, un paese molto, molto strano, ecco il nostro, molto curioso. E noi siamo una grande economia mondiale, una delle top 10, e ciò nonostante la Cina è passata ad essere la metà di noi, a 7 volte più grande di noi in 40 anni. Un iter che nello stesso Covid ha scalfito, ma non molto, insomma, l'anno scorso abbiamo avuto tutti una contrazione drastica del PIL, la Cina è cresciuta del 2,3%. E poi in ultimo la dimensione che mi è più congeniale per via della mia formazione accademica, la dimensione politica. E qui, diciamo, l'aspetto, adesso senza toccare le questioni strettamente di casa nostra, comunque non irrilevanti, cioè noi siamo, come dire, anche qui un grande paese, un attore del G7, un attore NATO e ovviamente fondatore dell'Unione, e la Cina è riuscita in una cooperazione diplomatica e politica non banale nel momento in cui ha convinto un paese ad aderire a una sua proposta. Adesso, al di là del merito e del demerito di accedere all'iniziativa sulle vie della seta, la Belt and Road Initiative, mi colpisce questo, no? 10 anni fa le parole chiave che venivano da Pechino, posto che ne venissero, erano ignote nel resto del mondo. Adesso di Belt and Road Initiative si sa, o quantomeno si crede di sapere qualcosa, dai Balcani ai Baltici, dall'Asia del Sud-Est all'America Latina, all'Africa. Quindi anche dal punto di vista discorsivo, la Cina è un paese che ha delle parole chiave che diventano adesso parole, appunto, motti, che entrano nell'agenda globale. Una cosa che non, diciamo, bisogna risalire molto indietro, insomma, bisogna ritornare, no, ai tempi di Tito, ai tempi della guerra fredda profonda, quando le parole chiavi di un pezzo di comunismo si opponevano a quelle dell'altro, ma non, era da tempo che non si vedeva questo. E qui, diciamo, andando verso la mia conclusione, mi dico, notiamo noi in Occidente, in Europa, negli Stati Uniti, così, un cambiamento epocale, nel senso che si va facendo strada, o almeno io forse me lo auguro, un po' quello è anche l'auspicio del libro, una consapevolezza rispetto al fatto che, come dire, per dirla in inglese, there is more than one game in town. Il nostro modello occidentale, che naturalmente ha, come dire, una forza straordinaria, per un certo lasso di tempo abbiamo permesso, diciamo così, di dare per scontato che questa sua forza e capacità di attrazione fosse unica, o proprio perché era rimasta solo lei dopo la fine della guerra fredda, o perché si commentava da sola, no? Il benessere e così via. E invece io temo che, appunto, l'esperienza almeno sul campo mi suggerisce che questo è un atteggiamento di superbia che forse è fuori tempo, anacronistico. C'è da spiegare perché il modello occidentale, poi magari non mi convince neanche a pensare che ce ne sia uno, diciamo quello europeo, perché è vincente. Molti di chi interverrà dopo di me, tutti penso, hanno avuto interlocuzioni, insegnano a giovani asiatici, conoscono come quella parte di mondo guarda all'Occidente, e non è necessariamente con lo stesso stile encomiastico alla ricerca del modo di diventare moderni europeo. La Cina offre un'alternativa che noi sbagliamo, secondo me, a semplificare nei termini, strettamente parlando, di un regime autoritario e dunque violento, e quindi, come dire, da dar per scontato che abbia i giorni contati o che sia una eccezione. Credo che la posizione cinese sia di voler affermare con grande forza che loro non si considerano un'eccezione, che si considerano, a breve credo che questo discorso verrà articolato in modo proprio palese, un modello che può essere importato, forse non esportato, perché questo è una cosa su cui sono molto attenti, ma importato sì, cioè di volontà di altri paesi, penso ai paesi, non so, del Medio Oriente, penso a vari paesi del sud-est asiatico, importato, cioè una modernità senza democrazia, un regime efficiente nella gestione del quotidiano, anche se costringe naturalmente a dei prezzi in termini di libertà individuale, che peraltro noi percepiamo come molto alti,
ma magari in altri contesti vengono, pur essendo alti anche lì, sono più coerenti con la tradizione del paese locale. E dunque, in questo senso, le due esigenze che in conclusione personalmente mi interpellano, ecco, mettiamola così. La prima è quella di non dare per scontato, per l'appunto, che questa esperienza cinese sia un'esperienza di cui i cinesi stessi non vadano fieri, o verso la quale ci sia un, come dire, un senso di, no, dice, ma come l'Unione Sovietica, no? Immaginando quella di Brezhnev, quella della popolazione sovietica che non sapeva il mondo com'era e magari era anche restia ad accettare il regime in cui viveva. Mi è capitato di sentire domande di questo genere, no? Ma da parlamentari europei in consessi informati. Ebbene, io credo che se una cosa mi è stata insegnata dallo studiare, dal lavorare in Cina, è proprio invece il grande orgoglio che molti cinesi hanno, direi quasi tutti quelli con cui interloquisci, non privo di capacità critica, non privo di consapevolezza su quello che è il contesto effettivo in cui vivono, anche perché qui girano. Prima del Covid c'erano 930.000 studenti cinesi nel mondo, quindi parliamo di una delle coorti che ogni anno escono da quel paese, no? Che ne laurea 9 milioni o 8 milioni e mezzo all'anno. Dunque sanno come funziona il mondo, lo vedono, lo frequentano, ne conoscono i pregi e i difetti. Ecco, la prima cosa è non dare per scontato che ci sia ignoranza all'interno di quel paese rispetto a loro stessi, vis-à-vis il resto del mondo, ma anche non pensare che siano, come dire, che non abbiano fatto il conto rispetto alle alternative possibili, rispetto agli esperimenti che altri paesi hanno compiuto. Pensano spesso, sia l'elite, sia l'uomo della strada in Cina, ai casi sovietico, jugoslavo, gli errori altrui, come grande fucina, oltre che i propri, grande fucina di maturazione, di una consapevolezza di un sistema politico e sociale resiliente, con i limiti noti, ma di cui la gran parte dei cinesi con cui uno parla è orgoglioso. Secondo e ultimo, il fatto, come dire, la nostra consapevolezza rispetto al funzionamento di quel paese, e direi con questa immagine, la classe dirigente cinese, questo è un segnale secondo me anche della fragilità che quel paese presenta, i figli dei presidi di facoltà, i figli dei grandi dirigenti dello Stato, studiano in Occidente. Questo qualcosa ci dice. Fatto unico, perché i paesi sovietici o i paesi satelliti all'epoca non mandavano i figli a studiare negli Stati Uniti. Qui sì. E però questo cosa significa? Che al termine dei loro studi conoscono ovviamente il proprio contesto, l'Asia, la Cina, l'Oriente, diciamo così, e poi si sono impadroniti dei codici, degli strumenti e delle consapevolezze relative al nostro contesto. I nostri fanno l'Erasmus a Barcellona. E meno male. Ma dobbiamo renderci conto che il mondo di adesso e di domani ci richiede uno sforzo di uscita dalla comfort zone, altrimenti ci troveremo davanti un'elite, non solo cinese, ma soprattutto, anzitutto cinese, che conosce bene i nostri strumenti e ovviamente il proprio retroterra, e un'elite occidentale rinchiusa nella sua sfera di comfort, che pensa di fare qualcosa di straordinario andando a studiare nei paesi anglosassoni, se sono italiani o viceversa. Spesso nei paesi anglosassoni neanche si fa questo sforzo di uscita dalla sfera anglofona. E qui vedo un pericolo di cui non ci rendiamo tanto conto, cioè che in un sistema, in un mondo che è molto più integrato di prima per i motivi che sappiamo, il vero cosmopolita finisca per non essere più l'uomo occidentale o la donna occidentale, ma clamorosamente qualcuno che viene da una parte di mondo che fino a ieri pensavamo periferia. E quindi intorno a questo il ragionamento con i molti colleghi a cui devo molti ringraziamenti, che hanno consentito l'emergere di questo libro. Vi ringrazio. Grazie. Grazie mille per aver dato un po' appunto questo quadro, no, ampio e articolato di quelli che sono i profondi cambiamenti che hanno attraversato e stanno attraversando la Cina. E ora chiederei appunto alla dottoressa Laura De Giorgi, professoressa di storia dell'Asia orientale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e presidente dell'Associazione Italiana di Studi Cinesi,
proprio di un compito un po' arduo, ma centrale secondo me anche nel nostro dibattito di questa sera, di inquadrare la Cina di oggi in una prospettiva più ampia, in una prospettiva storica, tratteggiando elementi di continuità, discontinuità, un po' quelli che sono i punti centrali di un processo appunto che ha portato questo paese a questi grandi cambiamenti che non avvengono, no, come cose improvvise da un giorno con l'altro, ma in realtà sono anche il frutto di un percorso e di una programmazione. Prego Laura, grazie. Grazie mille, ringrazio il CESPI e ovviamente il Torino Welfare Institute per avermi invitato a partecipare a questo webinar oggi pomeriggio. La domanda che mi pone, direttore, è una domanda enorme che cercherò di concludere in pochi minuti, soprattutto accennando a quelle che sono secondo me due prospettive importanti attraverso cui Giovanni Andorini ha parlato di una leadership che guarda e progetta il futuro, ma ha giustamente accennato a un dato importante, come questo progettare il futuro si basi anche su una forte consapevolezza del passato e anche su tutta una serie di narrative storiche del passato che servono sia come strumenti di legittimazione sia anche come impostazione generale per affrontare determinati problemi. Credo che ci siano due domande importanti che riguardano il modo con cui noi ci approcciamo alla Cina e il modo con cui quindi forse dobbiamo approfondire anche quella che è in generale la conoscenza certamente della lingua, ma della cultura, della storia, del passato, cercando di non guardarla necessariamente dalla nostra prospettiva, ma cercando invece di porsi anche dal punto di vista della prospettiva di quella che è la classe dirigente cinese e in generale sono anche i cittadini cinesi che hanno forse una consapevolezza storica anche per motivi educativi più forte di quella che rimane all'interno delle nostre generazioni. Credo che il primo punto da cui guardare è per guardare al passato è quello di chiederci, visto che noi adesso abbiamo a che fare con una Cina forte, che si impegna o che vuole impegnarsi a livello globale, quanto questo sia un fenomeno recente o quanto invece vada visto all'interno di una prospettiva temporale più lunga. Perché noi possiamo parlare della crescita e dello sviluppo cinese nell'arco degli ultimi questi 40 anni, è quello che è l'oggetto sostanzialmente del libro, però lo stesso libro accenna, secondo me correttamente all'inizio, sul fatto come ci siano dei temi storici sensibili che influenzano il modo con cui la classe dirigente guarda all'esterno e anche al suo interno. Fra il tema, insomma, l'argomento che più sottolinea il libro all'inizio è quello del rapporto molto conflittuale che la Cina, prima come impero e poi come repubblica, ha avuto col mondo esterno, in particolare con quello che classifichiamo come Occidente, e che un tipo di rapporto, diciamo, conflittuale, lo sappiamo, nato all'inizio dell'Ottocento con il colonialismo occidentale, che poi si è anche riflesso in quelle che sono state le sue relazioni con i vicini. Quindi è quello che, come troverete nel libro, accennato, conosciuto come il secolo dell'illuminazione nazionale. Un secolo di difficoltà per la Cina da metà dell'Ottocento che si dovrebbe essere chiuso a metà del Novecento e contro cui e che ha rappresentato rappresenta diciamo l'elemento negativo, quello che non si vuole, quello da cui bisogna allontanarsi. E un dispositivo, diciamo, mentale che certamente funziona in quelle che sono relazioni col mondo esterno, relazioni che finiscono spesso per essere determinate dalla sensazione di una continua debolezza anche nel momento in cui la Cina è diventata forte. Penso che molte dei fraintendimenti che nascono anche quando guardiamo la Cina di oggi è perché la stessa leadership cinese che in qualche modo continua a percepire una sua debolezza oppure un suo non riconoscimento da parte dell'esterno sulla sua potere, sul nuovo potere e che in qualche modo poi si traduce in atteggiamenti che sono percepiti o come vittimisti e sappiamo che spesso il vittimismo porta anche a forme di aggressività. Comunque questo elemento qui, questi 100 anni insomma, di umiliazioni nazionali, di difficoltà collegati a guerre, divisioni, a uno stato di subordinazione anche sul piano giuridico, sul piano internazionale, continua a essere un elemento psicologico importante, forse non sufficiente però. Se noi guardiamo al modo con cui lo stesso Xi Jinping o la leadership si pone rispetto alla nuova era, ha una prospettiva del passato che è certamente più lunga. Si parla di rinascita vuol dire
aver avuto una fase di crisi, ma rispetto a un passato che è un passato che è storicamente concepito ovviamente come un passato di centralità dal punto di vista geopolitico, di egemonia dal punto di vista culturale in tutta l'area. Quindi ci sono diverse, diciamo, temporalità che entrano nell'atteggiamento cinese e nella maniera con cui definisce il suo atteggiamento verso il mondo esterno. Questo è a livello di percezione. L'altro discorso invece, secondo me, su cui dovremmo lavorare di più in generale e riflettere, è che la percezione indubbiamente di quello che sia il passato, le narrative rispetto a tutta una fase, diciamo, di debolezza, di subordinazione a interessi esterni, di frammentazione politica, di difficoltà della classe dirigente di guidare il paese verso la modernità, si accompagna diciamo rispetto anche invece a una fase imperiale precedente in cui la Cina era al centro di quello che era il mondo dell'Asia orientale, questo tema della percezione non è esattamente la stessa cosa che invece andare a guardare qual è stata effettivamente l'evoluzione storica della Cina, nel senso dove sono le radici del suo successo di adesso? Sono radici che dobbiamo leggere soltanto negli ultimi 40 anni? Questo suo coinvolgimento col mondo esterno è un fenomeno recente? Parlo di coinvolgimento attivo, di volontà di partecipazione, o dobbiamo invece allungare anche ai decenni precedenti e persino a quelli che sono stati rigettati come i decenni perduti del maoismo, quando in realtà molte basi di quella che è stata la strategia di industrializzazione, di coinvolgimento delle masse è stata di fatto di socializzazione delle masse, miglioramento anche di quelle che sono state le condizioni materiali, hanno costituito la base per le riforme degli ultimi 40 anni. E anche quando parliamo delle relazioni col mondo esterno, ad esempio, la storiografia più recente tenta a sottolineare come non soltanto nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, vi ricordo che la Cina comunque è uscito paese, non la Cina comunista, però la Cina nazionalista è un paese che ha resistito alla Seconda Guerra Mondiale, quella memoria ha vinto la Seconda Guerra Mondiale, quella è una memoria di cui lo stesso Partito Comunista Cinese adesso si è appropriato, anche perché lui stesso ha partecipato alla guerra di resistenza. Ma come dire, anche il periodo maoista non è stato un periodo di chiusura che ha coinciso poi con un'apertura all'Occidente, è stato invece un periodo in cui la Cina si è mossa con altre logiche, ovviamente all'interno del blocco socialista, ma anche possibilmente all'esterno, cercando sempre un coinvolgimento, guardando sempre al mondo esterno, sia alla propria storia sia al mondo esterno, e cercando delle forme di partecipazione che adesso sono in qualche modo ritenute dimenticate, ma che la storiografia tenta di recuperare proprio per dare invece una prospettiva di più lunga durata, cioè una prospettiva che è sicuramente perlomeno quella di tutto il XX secolo. Gli ultimi 40 anni di riforme non possono essere staccati da una visione un po' più lunga del modo con cui le classi dirigenti cinesi sono state coinvolte nel mondo e hanno sempre guardato al mondo esterno, che hanno studiato con attenzione per cercare quelle che erano delle soluzioni proprie per il loro paese. E per proprio per il loro paese vuol dire basate su una consapevolezza storica e anche su un forte orgoglio culturale, su determinate specificità, su quello che ovviamente è più adatto. Quindi l'orgoglio anche... concordo perfettamente per molti aspetti con quello che ha detto il professor Andornino. I cinesi sono contenti sostanzialmente del loro sistema politico, ritengono che sia efficiente, che questa idea dell'efficienza, che si basa su due assunti in particolare, il mantenimento dell'unità e anche la stabilità politica, si sono radicati in una cultura politica che è novecentesca ma è anche più vecchia, legata, più antica, legata al periodo imperiale. È difficile valutare quale sia effettivamente l'arco temporale più utile a poter analizzare i successi del presente. Sicuramente credo che bisogna in parte abbandonare quell'idea che è soltanto dal 1978-79 che è cominciata la crescita cinese. Essa sì, voglio dire, si radica, e anche il suo coinvolgimento nel mondo. Secondo me si radica su una prospettiva indubbiamente di più lungo periodo, perlomeno dalla fine del Novecento, non è caso dell'Ottocento, non è caso che gli storici si concentrino in particolare su quel periodo lì. E anche la classe dirigente cinese,
professor Antonino diceva giustamente, gran parte dei dirigenti politici economici mandano i loro figli a studiare all'estero, quindi in futuro noi avremo una classe dirigente che si è formata all'estero. Però ricordo anche che lo stesso Partito Comunista Cinese ha avuto dirigenti che in gran parte hanno studiato fuori. Certo, prima hanno studiato in Occidente, in Europa, poi hanno studiato in Unione Sovietica, però questa apertura al mondo, questa capacità di coinvolgersi, di guardare, di studiare il mondo esterno e di impararne le lezioni negative e positive è una caratteristica di lungo periodo, sicuramente una caratteristica dall'Ottocento in poi. Come altresì l'idea che la Cina abbia un suo percorso particolare, che in qualche modo possa essere comparata solo con se stessa, giusto o sbagliato che sia, e questo è ovviamente come storici spesso mi trovo a confrontarmi con storici di altre aree che ti chiedono ma la storia cinese, l'oggi cinese lo puoi confrontare solo col suo passato oppure sono esperienze in qualche modo comparabili con altre esperienze di modernità. Gli ultimi 40 anni ci danno l'idea di una tale accelerazione verso quella che viene chiamata una modernità compressa. Praticamente tutto quello che l'Ottocento ha fatto, l'Occidente, scusate, ha fatto in 3 secoli, la Cina sembra averlo compiuto in 40 anni. Non di meno, è un percorso che indubbiamente non può che trovare una sua spiegazione all'interno di passaggi psicologici di umiliazione, ma anche trasformazioni strutturali più ampie che iniziano perlomeno intorno al XIX secolo e i cui effetti si registrano soltanto adesso. L'ultima nota che volevo dire rispetto anche, in parte rispondendo anche a quello che, alle sollecitazioni che ha già dato il professor Andornino. Sì, è vero, forse gli studenti cinesi all'estero sono molti, in Italia ancora sembra che la dimensione dello studio della Cina si è limitato, però permettetemi di parlare qui adesso come presidente dell'Associazione di Studi Cinesi. Noi sappiamo invece quanti studenti, anche sia alle superiori, forse anche il professor Profumo lo sa, come quanti studenti delle superiori cominciano a cercare di andare in Cina, quanti studenti universitari e non soltanto di area cinese, ma anche di altre discipline, a partire indubbiamente da quelle politologiche, ma anche in ambito economico, ingegneristico, tendono a guardare alla Cina. Forse c'è un livello di interazione a livello delle nuove generazioni che sfugge in parte ai radar, ma che costituisce indubbiamente la base poi per un dialogo successivo e anche per una migliore conoscenza di quella che è la storia e cultura cinese nel nostro paese. Io sono stata essenzialmente nei limiti del tempo e cedo volentieri la parola agli altri relatori. Grazie. Grazie, grazie in particolare per rispetto dei tempi su un tema così, così appunto ampio e articolato. E, ora darei la parola al Presidente Romano Prodi, già Presidente della Commissione Europea, Presidente del Consiglio, con una lunga esperienza e relazione con la Cina, perché possa appunto raccontarci un po' qual è la sua esperienza della Cina, ma anche forse c'è un aspetto importante, c'è un crescente, come dire, c'è una narrativa che appunto racconta di un bipolarismo che si sta creando appunto su modelli di sviluppo, no, su modelli, questa modernità senza democrazia, il modello, chiamiamo così, occidentale, che sembra emergere a volte in modo conflittuale, in alcuni momenti più che in altri. Ma è possibile un dialogo no, tra questi due mondi, perché in realtà sono due modelli, ma anche due mondi diversi, due modi di concepire in modo diverso la modernità. Prego. Vi ringrazio molto dell'invito. Il tema è affascinante, già è stato trattato in modo rimarchevole e cerco di attaccarmi un po' a quello che è già stato detto in precedenza dalla professoressa De Giorgi e da Andornino. Prima di tutto un'osservazione che è difficile che in un webinar cinese qualcuno abbia quello sfondo che aveva la professoressa De Giorgi adesso, ecco. Quindi perlomeno quello lo teniamo, dobbiamo tenerlo in conto. Ecco. E a parte il discorso del passato, ci troviamo quest'anno in un anno speciale, no?
è l'anno del centenario del partito, è l'anno della, io dico, del grande rafforzamento delle strutture di politica interna, no? Della forte autorità del partito e soprattutto, ecco, nella mia esperienza degli ultimi anni, io non sono un esperto di Cina, di studi cinesi a fondo, ho avuto modo di insegnare per 7 anni a fila contemporaneamente negli Stati Uniti e in Cina e devo dire che in pochi anni ho trovato una gioventù assolutamente diversa, no? In entrambi i paesi, ma nella Cina in un modo con una velocità incredibile, di una fortissima consapevolezza del ruolo, no? E il ragazzo cinese in pochi anni sono totalmente cambiati proprio nei loro interessi, no? Lo ripeto sempre, nel primo anno mi chiedevano tutti i seminari sull'Unione Europea, nell'ultimo anno non gli fregava proprio niente nessuno, insomma, no? Cioè erano loro che mi comunicavano dove volevano andare. Quindi non va bene che potrete dire che la business school è una scuola di elite, tutto quello che volete, ma ho trovato nei pochi studenti con cui ho avuto contatto una consapevolezza che mi ha enormemente impressionato. Cioè non è più una Cina che guarda all'Occidente con inferiorità o che desidera entrare a livello dell'Occidente, ma è una Cina che si pone come una leadership mondiale. Su questo non c'è alcun dubbio, non è un cambiamento politico soltanto. Dal punto di vista politico, certo, il cambiamento è molto forte. Xi ha cambiato il messaggio. Cioè ogni incontro che facevo ai tempi o della presidenza della Commissione Europea o del primo ministro italiano con il presidente cinese, con il primo ministro cinese, cominciava quasi, non dico come un senso di invidia, ma un riferimento all'Occidente, come se alla fine fosse la via che avrebbero seguito. Dal discorso del 16 o del 17 di Xi è cambiato tutto, cioè dice: noi siamo il punto di riferimento della politica mondiale e voi dovrete in qualche modo guardare a noi almeno come fatto paritario. E questo cambia la politica mondiale della Cina. Anche perché, qui riprendo l'osservazione di Adornino, guardate che è una sorpresa che la Cina abbia fatto così intensa politica estera, no? Adornino ha citato giustamente il fatto che la Via della Seta era ricordata che aveva letto Il Milione di Marco Polo, ma non era un messaggio. E invece oggi la politica estera, attenzione, che questo è un fatto obbligatorio. Cioè, mentre gli Stati Uniti possono nella loro politica di lungo periodo celebrare una autosufficienza americana, e lo hanno fatto per lungo tempo, no? Un'autarchia, la Cina non lo può fare. La Cina c'ha il 7% delle terre arate del mondo, il 20% della popolazione del mondo, non tiene il discorso americano, no? È perché deve andare a trovare e sta andando a trovare il cibo, l'energia e le materie prime dove ci sono, cioè fuori dalla Cina. Allora questo dinamismo nella politica estera, che è un dinamismo del tutto diverso da quello americano, è un altro dei punti che noi dobbiamo tenere presente, no? La politica americana nei confronti dell'Africa, almeno negli ultimi anni, è stata dominata da un aspetto puramente strategico. La politica
africana da parte della Cina è stata guidata da un fatto di necessità e quindi con tutte delle valenze dei comportamenti che sono comportamenti diversi. Ma perché hanno messo la prima unica base grande militare all'estero nel Golfo dove passa il petrolio? Perché passa il petrolio? Cioè perché è tutta una politica volta a garantire prima di tutto un'autonomia e un ruolo forte della Cina nel mondo politico ed economico assieme. Allora tutta l'esasperazione per la politica del Pacifico, il problema di Taiwan, non è soltanto un discorso storicamente, etnicamente fondato su tanti aspetti, ma è l'idea della necessità di costruire attorno a sé un'area che possa garantire la sopravvivenza, lo sviluppo dei consumi di 1.400.000.000 di persone. Non più in crescita, non più in crescita, ma attenzione che il discorso che alcuni politologi fanno oggi, che il problema demografico bloccherà la Cina, è valido, ma non è la stessa valenza di altri paesi, perché il processo di urbanizzazione è andato molto avanti, come ha detto giustamente Adolino, ma non è ancora finito. C'è ancora una manodopera di riserva e una capacità di trasformazione del paese che non è ancora compiuta. Questa viene non solo certificata, ma viene spinta dalla grande attenzione che viene portata al progresso della istruzione, della ricerca, all'investimento nel capitale umano. È uno sforzo enorme, ha successo quasi in tutti i campi, escluso nel football, ma negli altri campi hanno avuto, direi, un successo molto generale, anche se in alcuni settori sono ancora indietro, come nei superchips, però i supercomputer sono americani e cinesi, cioè non è, hanno dei buchi ancora nella tecnologia, ma hanno tali settori avanzati, per cui io sono ignorante in materia, ma è più facile riempire le mancanze quando si hanno delle grandissime eccellenze che non avanzare da zero in ogni settore. Ecco, questo è il quadro che noi abbiamo oggi. Quindi io ritengo che difficilmente penso, fino a quando dura questo sviluppo, difficilmente penso a un grande cambiamento all'interno della Cina. La loro debolezza può essere quella che è vero che la classe dirigente studia all'estero, ma un po' meno di prima. Quindi se cambiano rotta, allora la Cina nel lungo periodo può perdere, ma se continuano ad avere questa grande interrelazione con il resto del mondo, questo tipo di sviluppo ha ancora tecnicamente degli spazi per progredire. Non dimentichiamo che è vero che la Cina come PPP forse supera gli Stati Uniti, ma come reddito pro capite è ancora un quinto di quello americano, poco più di un quinto. Quindi voglio dire, ha di fronte a sé uno spazio di inseguimento che, quando c'è continuità nella politica, è più facile che non la velocità, direi, del paese guida, no? È più facile, ha ancora uno spazio estremamente, estremamente forte. E vedete, delle non facili chiacchierate o scambi di parole che si possono fare con l'Accademia cinese, con i colleghi, eccetera, questo senso che c'è ancora molto spazio in avanti, no? E che quindi c'è una grande consapevolezza che c'è ancora, secondo loro, una generazione in cui
in cui la Cina deve continuare per sopravvivere, deve continuare il tipo di sviluppo che c'è. Nello stesso tempo, poi, le capacità di cambiamenti sono tante. Quando vedono un rischio, guardate che ha accennato a Donino al cambiamento della politica ambientale, ma è una roba. Quando io giravo per il mondo a chiedere l'elemosina per il protocollo di Kyoto, i cinesi proprio deridevano la politica ambientale. Adesso hanno una ossessione nazionale in questa direzione. Poi hanno il problema del carbone, hanno mille passi in avanti che debbono compiere per arrivare a questo. Però la capacità di cambiare i capitoli della politica è estremamente forte, e questo lo attribuiscono al regime. Cioè, ripetevo, accennavo prima, nelle poche chiacchierate che si fa, dire: ma caro Prodi, ma se noi ci possiamo votare e abbiamo fatto tanti progressi, non è mica per caso, eh? Quindi l'affezione al tipo di regime, pur con le limitazioni, con i problemi, a mio parere rimane finché rimane il tasso di sviluppo, anche un po' meno, finché noi diremmo in termini occidentali il paese consegna. Infatti il discorso è con questo termine, perché sono proprio ai 12 minuti ormai. Il vero messaggio di Xi non è mica un'aggressività specifica, eccetera, ma è: signori miei, voi non consegnate, io consegno. Questo è il tipo. Finché funziona questo messaggio, è difficile prevedere grandi cambiamenti. E questo è estremamente importante, perché poi c'è l'altro aspetto della Cina, che noi non abbiamo esaminato oggi, che però ha da sempre, e oggi con dei frutti enormi, un legame strettissimo con le Nazioni Unite. Io era l'unica grande potenza che aveva le truppe di pace fin dall'inizio. Io cercavo, quando giravo per l'ONU, che anche la Russia arrivasse a questo, anche agli Stati Uniti. Non c'era verso. La Cina ha sempre capito che era uno strumento di penetrazione, e oggi all'ONU contano moltissimo, credo che abbiano avuto la World Health Organization, credo che abbiano avuto tutti i 54 voti africani per le elezioni delle. O questo potrei avere qualche. Perché questo? Perché l'attenzione verso le strutture, verso avere un ruolo in queste strutture internazionali, è stata sempre fortissima. Adesso gli Stati Uniti si lamentano, ma su questo la Cina ha visto più lungo. L'orgoglio, e con questo termine, con cui mi fecero visitare questa enorme scuola che preparava i peacekeepers, no? I soldati che andavano all'ONU, da parte dei cinesi, mi ha fatto un'impressione enorme, ma non era mica un disegno della Caritas, non era un disegno della Caritas, era l'idea di un certo tipo di ruolo obbligato nel mondo per poter preservare la propria diversità. Così io l'ho interpretata. Scusate, il tempo è passato, mi fermo. Grazie mille per la ricchezza di questo intervento. È centrale, è chiaro che il modello no, politico e di pianificazione è centrale, no? Già Amartya Sen, premio Nobel per l'economia, aveva fatto del modello cinese un caso di studio rispetto a un modello democratico. Ora passerei la parola al professor Francesco Profumo. Già rettore del Politecnico di Torino, ministro dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca, oggi presidente di una delle maggiori fondazioni italiane che ha proprio un'area specifica dedicata alle tematiche internazionali. Ha avuto
in passato e ha sviluppato importanti rapporti nel campo accademico con la Cina e un po' su questo tema e sul tema dello sviluppo tecnologico e delle opportunità che la Cina offre sia all'interno degli scambi accademici ma anche negli scambi a livello tecnologico. Così chiedo se può intervenire e arricchire il nostro dibattito. Prego. Sì, grazie innanzitutto dell'invito, grazie a Piero Fassino per questo e naturalmente grazie a Giovanni Andornino per averci dato questa occasione. Allora, io vorrei, sulla base di quello che lei mi ha chiesto, provare a raccontare un po' che cosa mi è successo negli ultimi 15 anni. In realtà gli anni sono 16. Nel 2015 io sono stato eletto rettore del Politecnico di Torino. A Torino avevamo 27 studenti cinesi e erano veramente delle mosche bianche, poco integrate all'interno della scuola, prevalentemente erano studenti di dottorato. Quindi questa era la base di partenza. Quando divento rettore, nel mese di novembre, quindi un mese dopo, mi chiama Marchionne, perché noi avevamo un corso di laurea in ingegneria dell'autoveicolo che era nato in corrispondenza del centenario della Fiat, quindi nel 1999, anno accademico 1999-2000, e era nato come un corso fondamentalmente torinese in questa sede. E lui mi chiamò e disse: guarda, noi stiamo cambiando la nostra prospettiva, abbiamo bisogno di aprirci al mondo, abbiamo bisogno di avere relazioni con paesi diversi. Che cosa ne pensi se trasformassimo questo corso da un corso in italiano molto tagliato sulla Fiat in un corso in inglese molto più aperto? Io mi ricordo che lui era appena arrivato dal Canada ed era molto stanco quando facemmo questo incontro, quindi era quasi un po' sonnecchiante. E c'era un po' di gente. Quando io intervenni e dissi: guarda, io penso che ci siano tutte le condizioni per fare questa operazione, quindi per trasformarlo in un corso internazionale. Però per far questo ci vogliono due cose. La prima cosa è che dobbiamo partire subito, era novembre, se vogliamo partire l'anno accademico successivo dobbiamo partire immediatamente, e la seconda è che dobbiamo cambiare. Noi avevamo un comitato paritetico dove le persone Fiat erano tutte persone uscite dalla progettazione, uscite dall'azienda, erano persone in pensione, mediamente molto autorevoli, e disse: invece, se vogliamo fare un'operazione di questo genere, dobbiamo avere degli operativi che siano in grado di fare questa operazione. Adesso non la voglio far tanto lunga, però il risultato fu che lui mi disse: guarda, noi potremmo partire dai figli dei nostri dipendenti. E allora individuammo dove avevano i grandi stabilimenti. In Cina avevano un rapporto consolidato con un'azienda di mezzi pesanti, e questa azienda mista si chiamava Naveco, e partimmo allora di lì fondamentalmente. Quindi tutto nasce da questa cosa, questo mio rapporto con la Cina. Io cominciai ad andare in Cina nei mesi successivi, ci andai un certo numero di volte, e poi nel 2016, un anno dopo, con il presidente Prodi, andammo in Cina per firmare il primo accordo di università italiane con università cinesi. In particolare andammo a Shanghai, il professor Prodi se lo ricorda bene questa avventura che facemmo, e firmammo due accordi. Uno con un'università di ingegneria, con un'università che aveva una facoltà di ingegneria che si chiama Tongji, e l'altro con un'università invece del settore economico, firmammo e Fudan. Con l'università Tongji ci fu un accordo che chiamammo Politong, che voleva dire Politecnici Tongji,
a cui partecipavano il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e la Torino. Fudan invece fece un accordo con la Bocconi e la Luis. Allora, lì nasce questo nostro conoscere la Cina, nel senso che io credo di essere andato in Cina 50 volte, tante volte, e in quel periodo avevamo un rapporto veramente continuativo. Tra l'altro ci fu un elemento anche di fortuna, che il rettore della Tongji era un professore di ingegneria dell'autoveicolo e aveva lavorato all'Audi in Germania, dove aveva fatto il suo dottorato per lungo tempo. Per cui ci fu un qualche cosa aggiuntivo rispetto al rapporto istituzionale. Lui era molto interessato a questo fatto e quindi veniva anche volentieri a Torino. Tutta questa cosa noi la costruimmo aprendo un corso di laurea in Cina, laurea di primo livello, dove gli studenti facevano un anno in Cina, un anno in Italia, e poi facevano un tirocinio lungo in Cina o in Italia, nel senso che gli italiani lo facevano prevalentemente in Cina. Questa cosa consentì di stabilire veramente un rapporto molto stretto tra le due istituzioni, ma soprattutto tra gli studenti. E ancora oggi ci sono studenti cinesi che sono naturalmente poi sono cresciuti, sono diventati dei professionisti e che vivono in Italia o in Europa a fronte di questa cosa e viceversa in Cina. Tutta questa cosa inizialmente era, diciamo, abbastanza di tipo spontaneistico. Io mi ricordo che una delle prime volte che andai, mi portarono a visitare uno dei loro campus, dove c'era tutto all'interno. E allora mi dissero che i ragazzi cinesi avevano bisogno di avere il tutto insieme. E quindi quando io tornai a Torino, mi diedi da fare per trovare uno degli studentati universitari dove mettere tutti questi studenti cinesi. Questi ragazzi, dopo 6-7 mesi, vennero da me e dissero: ma noi non vogliamo stare lì dentro, ci vogliamo stare il primo anno per avviarci, ma poi vogliamo vivere insieme a studenti di altre nazionalità e vivere in città, vogliamo vivere insieme agli altri. Questo vi dà un po' l'idea di come velocemente loro si adattavano a questa situazione. Sono andato a rivedere un po' i dati di allora. Allora, gli studenti si iscrivevano prevalentemente ad informatica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria meccanica, ingegneria dell'automobile. Poi sono andato a vedere a che cosa si iscrivono oggi. E si iscrivono prevalentemente ad architettura, ingegneria civile, ingegneria dell'ambiente e territorio, ingegneria energetica. Qui c'è una differenza sostanziale. Queste scelte loro non le fanno senza pensare, loro pensano. E quindi allora loro avevano un grande interesse verso quel tipo di tecnologie, fondamentalmente ingegneria dell'ICT, delle telecomunicazioni, dell'information technology, e poi naturalmente il tema della meccanica e dell'automobile. Oggi sono molto più interessati al tema dell'architettura, al tema dell'ingegneria civile e poi ambiente ed energetica. Quindi c'è una percezione diversa e loro ciclicamente queste cose le fanno, cioè fanno un resetting, sono abbastanza guidati anche dalle indicazioni del loro paese al loro interno e quindi fanno operazioni di questo tipo. Quindi dal punto di vista degli studenti questa cosa è cresciuta. Noi abbiamo studenti che oggi sono professori in alcune delle grandi università cinesi, manteniamo dei rapporti molto solidi e questo ci ha consentito di fare il secondo passo, quindi la ricerca. La ricerca fondamentalmente tutto nasce dal fatto che io feci un accordo per queste borse di studio che sono abbastanza note in Cina, che si chiamano CSC, e quindi ogni anno rinnovavamo questo accordo e questo ci consentiva di avere un certo numero di studenti preselezionati nei diversi. Questo ci ha consentito di naturalmente collegare educazione e ricerca
e alla fine poi mantenere dei rapporti abbastanza solidi con loro quando ritornano nelle loro università o nei loro centri di ricerca, dove in genere poi loro vanno. E questo ci ha consentito, per esempio, di fare molti progetti con loro, sia progetti finanziati da loro risorse che da nostre risorse, ma anche da risorse della Commissione europea. C'era un programma Italia-Cina abbastanza noto, e quindi noi da questo punto di vista abbiamo integrato bene i nostri saperi da una parte e dall'altra. Interessante, che in questo passaggio dal 2005-2006 al 2021, quindi in 15 anni, c'è questo grande interesse al tema dell'architettura e dell'ingegneria civile, che vuol dire tema delle città. Dall'altra parte poi c'è il tema dell'ambiente e dell'energetica, e quindi un grande interesse a quella transizione energetica che loro hanno fatto. Non so se qualche anno fa vi ricordate, quando fecero il grande piano di decarbonizzazione del sistema di riscaldamento in Cina, a Pechino in particolare, questi arrivarono in ritardo, e quell'anno lì fu un anno in cui tutti erano al freddo, perché loro comunque avevano pianificato di ridurre il loro il livello di inquinamento, e quindi, visto che non ce l'avevano fatto, poi erano. Questo ci dà un po' l'idea di come il paese, perché qui è una scelta del paese, reagisce rispetto a queste cose. Vorrei toccare un ultimo punto, perché l'educazione l'abbiamo visto, la ricerca l'abbiamo visto, il tema dell'innovazione. Allora, il tema dell'innovazione, in particolare vorrei parlare di Shenzhen, perché Shenzhen è una città veramente eccezionale da questo punto di vista. Io sono stato un certo numero di volte e sono rimasto colpito dalla loro modernità rispetto al tema dell'innovazione. Vi faccio un esempio. C'è un soggetto che si chiama Shenzhen Valley Venture. Questo soggetto qua è un soggetto, diciamo, di tipo finanziario fondamentalmente, però è strutturato poi nell'accompagnamento della nuova imprenditoria, una nuova imprenditoria però che ha all'interno di questa struttura esistente laboratorio, capacità di produzione in termini limitati. Tenete presente che Shenzhen è una città industriale e quindi ha questa grande attenzione. Ma quello che voglio dire è che hanno creato delle infrastrutture che effettivamente aiutano e aiutano a 360 gradi questi soggetti a crescere e a crescere velocemente. Allora, io sono stato là qualche volta, sono stato da loro, ho parlato con loro, ad un certo punto mi chiamano e mi dicono: noi vorremmo incominciare a pensare di aprire dei poli fuori dalla Cina. E stiamo guardando negli Stati Uniti e stiamo guardando anche in Europa. Ad oggi questa cosa non si è ancora concretizzata, però nel giro di pochi anni voi capite come questa cosa si è profondamente trasformata. E quindi anche dal punto di vista dell'innovazione, che c'è tutto poi la parte connessa, il tema della proprietà intellettuale, per esempio, il tema del finanziamento, un altro tema estremamente rilevante. Questa loro capacità anche di tipo commerciale. Poi. Tra l'altro noi mandammo anche alcuni dei nostri studenti a fare tirocini presso di loro, proprio per capire come funzionava. Nello stesso tempo loro oggi, quando vengono da noi, non accettano più ad occhi chiusi il tirocinio che offriamo loro. Ma loro sono ben indirizzati su che cosa vogliono fare. Quindi ci sono studenti che vogliono andare in determinate aziende, ci sono studenti che vogliono andare in start-up perché vogliono fare un'esperienza di tipo imprenditoriale, di tipo diverso. Quindi nell'arco di pochi anni, veramente, questo paese ha cambiato il suo modo di essere, di vivere, ma anche soprattutto la visione del futuro rispetto a loro. E quindi
quasi direi che oggi sono soggetti per noi di grandissimo interesse, ancora forse di più di allora. Di allora noi, per darvi un'idea, da quei 27 studenti oggi ne abbiamo quasi 3.000 all'anno, e quindi che fanno naturalmente i diversi livelli di corso di laurea. L'ultima cosa che vorrei dirvi, poi credo che il mio tempo sia finito, è la selezione degli studenti. La selezione degli studenti è complicata. Voi sapete, credo, se non sapete ve lo dico, loro hanno un equivalente del nostro esame di maturità, che si chiama Gaokao, che è su base regionale questa cosa qua, cioè la struttura è la stessa, però la selezione viene su base regionale. E il Gaokao consente di acquisire la possibilità di studiare nella propria città, nelle proprie... Allora, i numeri del Gaokao sono una combinazione tra il numero degli studenti di una determinata corte, quindi quelli che entreranno all'università in un certo anno, e il numero di università con la loro capacità. Che cosa succede? Che c'è una distribuzione non omogenea nel paese. Io le prime volte che mi occupavo di queste cose dicevo, se prendo uno studente che viene da Pechino o da Shanghai, probabilmente faccio un buon affare, non buon affare, nel senso che è un bravo studente, semplicemente questo. In realtà mi sono accorto che le logiche sono tutte diverse. Perché? Perché andando poi, e qui ho imparato, a vedere il livello minimo di Gaokao per entrare in una determinata università, in una determinata città, in una certa università, è diverso da area a area. Quindi, per esempio, nelle aree molto popolose, nelle aree che noi riteniamo le più rilevanti, Pechino e Shanghai, si entra con un livello 400, per esempio, 400 su 700 valore massimo. Quindi vuol dire che chi viene poi all'estero sono studenti che hanno ottenuto un Gaokao inferiore a 400. Ci sono per esempio aree al nord, una città molto nota si chiama Harbin, che è al confine quasi con la Mongolia, ed ha una tradizione molto rilevante sul tema delle scienze dei materiali, come perché lì c'era un'industria di tipo aeronautica particolarmente attiva. Questi studenti, che sono in un'area poco popolosa e hanno poche università, entrano, chi ha il valore inferiore di Gaokao, a un Gaokao di 600. Quindi, anche nella scelta degli studenti in funzione della provenienza, è molto meglio prendere uno studente che viene da Harbin, che ha probabilmente 570, 580 di Gaokao, piuttosto che uno studente che arriva da Pechino piuttosto che da Shanghai, che probabilmente avrà 370, 360. Tutto questo, e qui chiudo, per dirvi il livello di complessità di interazione con la Cina, dove adesso tutti vogliono fare un po' queste cose, e forse anche giusto così, però per relazionarsi con loro bisogna avere un po' studiato, e quindi cercare che l'investimento che naturalmente le università italiane fanno sia un investimento di qualità, prima di tutto, e poi strutturato in modo tale che si mantengano dei rapporti nel tempo, e quindi che ci sia poi un ritorno, che non deve essere un ritorno solo di tipo economico, ma di tipo relazionale, che è estremamente rilevante, soprattutto in momenti come questo, in cui sembra che ci sia un attrito tra una parte del mondo e l'altra, e la cultura, l'educazione, forse anche una parte della ricerca, sono elementi che dovrebbero avere anche questa funzione. Grazie. Grazie.
Grazie mille, sì, credo che sia centrale, sia anche proprio la capacità del sistema di restare agganciati, no? di tenere agganciato questo ponte che si viene a creare. E c'è un ultimo aspetto un po' nel nostro dibattito che credo interessante, che riguarda appunto quelle che sono le implicazioni di politica estera, sia in politica estera italiana ma anche in chiave europea e atlantica, e per questo appunto chiedo all'onorevole Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera, di guidarci. Devi attivare il microfono, chiedo scusa. Ecco, grazie al CESPI che ha organizzato e grazie a questa presentazione, grazie a Andornino che ha fatto un lavoro egregio in questo libro, che è una collazione di saggi, di ricerche, di analisi, è davvero uno strumento molto utile per capire le dinamiche della Cina oggi e in prospettiva. Ma sono state dette molte cose che ovviamente non ripeto perché non ho la conoscenza e l'esperienza di altri, ma molte le condivido. Io ho visitato la Cina molte volte nel corso della mia vita politica. La prima volta, lo dico perché si connette a una cosa che ha detto la professoressa De Giorgi, la prima volta che visitai la Cina era il 1983. Era l'inizio delle quattro modernizzazioni e io feci un lungo viaggio di 40 giorni in Cina per capire cos'erano queste modernizzazioni. Quindi ho visto l'altra Cina, quella che adesso non c'è più. Ho visto i cappottoni verdi e blu pieni di poliuretano, che erano molto, come dire, grandi ma freddissimi, perché il poliuretano non scalda. No? Ho visto quante cose si possono portare su una bicicletta, compreso sul tubo di una bicicletta un sofà a tre piazze, sulla strada per Xi'an. Ho visto come... Sembrava una banalità. Ho visto che cosa sono i volti senza l'estetica, che senza, diciamo, tutta la cosmesi che noi usiamo in Occidente. È interessante. Ho visto i visi senza cosmetici, di donne e di uomini. E ho visto tante cose. E a un certo punto, alla fine della visita, io andai visita ufficiale come esponente del Partito Comunista Italiano in quel momento, fu organizzata, mi ricevette Hu Yaobang. Hu Yaobang è stato il segretario del Partito Riformista, quello che anzi qualche giorno dopo la mia visita fu destituito, ma non perché aveva visitato me, ma perché considerato troppo riformista. E i movimenti universitari che culminarono sulla piazza Tiananmen in occasione di una cerimonia in onore di Hu Yaobang. Quindi Hu Yaobang è stato, diciamo, un dirigente, era il dirigente riformista e purista. A un certo punto io gli chiesi, feci delle domande un po' ingenue, molto ingenue, gli chiesi, ma lei cosa succederà qui nei prossimi anni? Ammetto, io che cosa succede nei prossimi anni non glielo so dire, perché il mio problema è cosa succede tra 50 anni. La prospettiva, come diceva la professoressa De Giorgi, di un paese che ha 1.300.000.000 di persone, è una prospettiva di lungo periodo, non è mai una prospettiva di corto periodo. Poi gli dici, guarda, io ho visitato, ho cercato di capire cosa sono queste modernizzazioni, e se capisco bene, voi state introducendo forti iniezioni di capitalismo. E lui mi dà una risposta fantastica, che è una lezione. Mi dice sì, perché nessun popolo passa dalla zappa all'astronave. Cioè il gradualismo della storia, no? La processualità. E poi mi spiegò tutto un grande tema, che è stato già richiamato, che una delle più grandi sue preoccupazioni era che i cinesi, quando si alzavano al mattino, non decidessero di spostarsi, perché se solo mi disse il 10% della popolazione cinese decide di spostarsi, io non controllo più il paese, perché i fenomeni, i flussi sono di dimensioni gigantesche.
E quindi tutta una strategia per contenere l'inurbazione, il trasferimento della popolazione dalle campagne alle coste, con tutta una serie di misure, di provvedimenti, di agevolazioni per chi stava nel campagna, tutta una serie di cose. Poi ho visitato la Cina molte volte, negli anni successivi, in tante funzioni, comprese in funzioni di governo, e naturalmente ogni volta trovavo una Cina diversa. Quello che ci è stato detto, ti colpisce della Cina, è che c'è una costante, continua trasformazione, con una capacità di cambiamento, di adattamento, lo citava il professor Prodi, straordinaria. Se a un certo punto loro decidono che bisogna cambiare una politica, la cambiano. Cioè, non hanno il problema della continuità, tema che invece nella politica europea e italiana è spesso, come dire, un vincolo quasi assoluto. No, come? Ho detto questo fino adesso, com'è che faccio a dire un'altra cosa? No, loro hanno un atteggiamento assolutamente pragmatico. In funzione degli obiettivi rimodulo una politica, e se in funzione dell'obiettivo quella politica la devo rovesciare di 180 gradi, come per esempio sulle questioni ambientali, come è stato detto, lo faccio. Quindi questo è un elemento che noi dobbiamo tenere conto. Quindi, primo elemento, questo è un paese che organizza la sua vita, soprattutto nelle scelte delle classi dirigenti, sul lungo periodo. Un tempo lungo, non lo puoi misurare diciamo nel breve, perché le dimensioni sono tali che le scelte che fanno producono risultati in un lungo periodo, essi stessi programmano che, no, siano, diciamo, i benefici siano nel medio lungo termine. È un paese che ha una capacità straordinaria di adattamento e quindi molto mobile e rapido nel cambiamento. In questo, se volete, paradossalmente la centralizzazione del potere politico aiuta, no? Perché ovviamente la centralizzazione del potere politico, massima tra l'altro in alcuni passaggi come questo, dove Jinping è davvero, diciamo, ha davvero nelle mani e leva del potere in modo assoluto e da tutti riconosciuto, determina che se devi cambiare una cosa la cambi e la cambi in fretta, che non significa che non ci sia una dialettica nel gruppo dirigente del Partito Comunista Cinese, perché in qualsiasi gruppo di gente, in qualsiasi leadership una dialettica c'è. Però non c'è dubbio che la centralizzazione del potere aiuta, diciamo, a questa, diciamo, capacità di adattamento molto pragmatica che loro hanno. Detto questo, io credo che si debbano fare queste considerazioni. Quello è un grande paese, è ovvio, insomma, che ha una storia millenaria, eccetera, eccetera. I grandi paesi, questo ragionamento che sto facendo può valere per altri paesi meno grandi della Cina, ma che hanno grandi storie alle spalle. Penso alla Russia, penso alla Turchia, penso all'Iran. I paesi che hanno una grande storia alle spalle, che pure ha avuto magari dei periodi bui, come è capitato anche alla Cina, però hanno un orgoglio di essere un grande paese e chiedono di essere riconosciuti come tali. Quando tu ti riferisci a uno di questi paesi, devi sapere che quel paese si aspetta di essere riconosciuto. E la tua interlocuzione deve partire da una attestazione di riconoscimento di cos'è quel paese, della sua forza, della sua storia, della civiltà che ha prodotto, no? Cioè, questo è importantissimo. Secondo me il grande errore che spesso si fa nei confronti di Turchia, Russia e Iran è di non considerare questo aspetto. Cioè, noi siamo vittime di un approccio che spesso è ispirato da una pura razionalità cartesiana. Cartesio a me è caro, ma non basta. Poi, cioè, devi avere una capacità di relazione con i grandi paesi che tenga conto anche del sentiment, del feeling, no, del mood che ha ispirato la storia, del DNA che quel paese si porta dietro e che è senso comune. Quindi noi dobbiamo sapere che la Cina è un grandissimo paese, orgoglioso di essere stato tale, e questo orgoglio è stata una delle molle per diventare di nuovo un grande paese, e vuole essere riconosciuto. Quindi questo è un punto. Secondo, è un paese, sono molto d'accordo con quello che dice, una delle cose che ha detto il professore Prodi, è un paese che ha bisogno di relazionarsi con il mondo. Non può essere un paese autosufficiente. E quindi è alla ricerca costante di una relazione col mondo.
E questo lo porta a darsi una strategia globale e a, come dire, sempre di più affermarsi come un attore globale. Ha costruito, è una cosa di pochi mesi fa, qualche mese fa, la più grande zona di libero scambio che c'è nel mondo, che riunisce paesi che rappresentano 2 miliardi e 200 milioni di persone, il 25% del PIL mondiale, il 30% dell'interscambio commerciale mondiale. È un paese che è, come dire, è presente strategicamente sempre di più in tutti i continenti. La Cina, l'Africa è il caso classico, ma guardate che in America Latina la presenza cinese è molto penetrante, eh? Non ha i livelli dell'Africa, ma diciamo è penetrante. E perfino in Europa c'è una crescita costante di presenza, molto forte. Quindi sviluppa una politica globale di relazione con il mondo, con un'ambizione di leadership. Io ero a Pechino in uno dei miei tanti viaggi, in occasione del vertice cino-africano. Impressionante, no? Perché c'erano tutti i capi di Stato e di governo della Cina. Tutti! Tutti. Manifestazione di leadership e di potenza anche notevole. Ma i vaccini? La Cina sta dando vaccini a tutti. Ma compreso i paesi a cui dovremmo darla noi. No? Nei Balcani i vaccini glieli stanno dando la Turchia, la Russia e la Cina. Noi siamo lì a discutere se devono... se li dobbiamo portare nell'Unione Europea, intanto i vaccini glieli da qualcun altro. E così in alcuni paesi africani, e così in alcuni paesi asiatici. Questa è una questione, mica di poco conto, per l'emergenza che la vicenda cinese è. Un altro modo con cui la Cina afferma la sua centralità, la sua potenza, eccetera. E allora mi pongo il problema, che strategia bisogna avere nei confronti della Cina? Ora, l'Unione Europea ha una, tra i pregi dell'Unione Europea, è che ha una straordinaria capacità di, come dire, di lessicale, di determinare delle formule felici, e nei confronti della, diciamo apparentemente felice, dico perché apparentemente, nei confronti della Cina c'è questa formula. La Cina è un competitore sistemico, suggestiva. Allora, io da questa suggestione però ricavo due interrogativi. A. Se è sistemico su tutti i fronti, che cosa significa? B. Se è un competitore sistemico, ma noi abbiamo una strategia sistemica. Non la vedo affatto. Cioè, mi pare che noi, che l'Occidente nei confronti della Cina viaggi un po', come dire, a vista, a tentoni, senza una strategia chiara. Non è un problema solo europeo, è anche un problema americano. Ora, sappiamo bene che l'America oggi, come dire, considera la Cina il principale suo competitore. Concorre il fatto che la Cina ha una quantità di debito pubblico americano nelle sue mani di non poco conto, che è una leva mica di poco conto. Però anche la strategia americana nei confronti della Cina non mi pare lucidissima, no? Perché oscilla, vabbè, tra quella trumpiana, che grazie a Dio sta alle nostre spalle, delle guerre commerciali, salvo poi però scatenare la guerra e fare l'accordo, no? Secondo il metodo che aveva Trump, alzo la posta e poi faccio il deal, va benissimo. Biden evoca molto il tema dei diritti umani fino in queste settimane a far diventare la vicenda degli uiguri come una vicenda, diciamo, di rilievo mondiale, però poi, come dire, è chiaro che sa benissimo che con la Cina deve costruire una relazione, e però non si capisce bene come, che cosa significa. E guardate, io penso perfino che una proposta che è stata avanzata dagli americani può essere un grande vantaggio per la Cina. Tra le proposte che sono state avanzate dagli americani c'è stata quella di costruire una grande coalizione delle democrazie. Il che significa che una volta che hai fatto la coalizione, hai portato dentro tutti quei paesi che consideri democratici, tutti quelli che tu non consideri democratici
li regali a qualcun altro. E il principale paese che è pronto a raccogliere tutti quelli che tu non consideri democratici rischia di essere la Cina. E quindi questa strategia, fino a che punto è una strategia di contenimento, invece è una strategia che poi si rivela nei suoi esiti esattamente, come dire, con esiti opposti a quelli che si propone. Quindi io credo che questo sia un nodo non risolto. Non è risolto per l'Unione Europea, non so cosa ne pensa il Presidente Prodi, non è risolto per gli Stati Uniti, non abbiamo una strategia lucida e chiara di quale relazione avere con la Cina. Oscilliamo molto tra una politica di contenimento e una politica di relazione. E per carità, possono anche essere due aspetti di una politica, il bastone e la carota, per carità, va anche bene, ma devi avere chiaro per arrivare dove, come e con che modalità, cosa che a me non appare oggi chiara. Credo che questo sia il più grande tema che l'Occidente ha oggi. Compreso questo, e finisco, è ipotizzabile, penso all'Africa, ma è ipotizzabile che l'Unione Europea costruisca una relazione con la Cina per ciò che riguarda le politiche per lo sviluppo e la crescita dell'Africa? Punto interrogativo. So che il professor Prodi l'ha evocata più volte questa opzione. L'Africa è la sfida di questo secolo, anche se si continua a far finta di non vederlo. E lo dice la demografia. 1.300.000.000 oggi, 2.500.000 nel 2050, 4.000.000.000 a fine secolo. Chiaro? Nessuno può pensare che 4.000.000.000 di persone, che il destino di 4.000.000.000 di persone lo risolvono le migrazioni, e quindi il problema è lo sviluppo di quel continente. La Cina l'ha capito per tempo, anche per ragioni proprie, come indicava Prodi. La Cina in Africa è molto presente, però la Cina è molto presente con un'offerta. L'offerta è le infrastrutture, i porti, le strade, le scuole, le case, eccetera, eccetera. Però la Cina all'Africa non è in grado di dargli welfare, perché non è neanche per sé, e non è certamente un promotore di democratic institution building, che è l'altro grande tema. Queste cose le può dare l'Europa. È ipotizzabile una grande alleanza tra Cina e Unione Europea per una strategia congiunta in Africa che faccia sinergia o no? E in questo caso è un'alleanza che può allargarsi anche agli Stati Uniti, oppure questo entra in conflitto con le politiche americane? Questi sono interrogativi che io credo noi ci dobbiamo porre. Perché nella geopolitica ormai il tema di cosa sarà la Cina è sempre più il nodo centrale. Tra l'altro è stata evocata una cosa verissima. La Cina sta scommettendo molto sul rafforzare la propria presenza in tutte le istituzioni internazionali. Tutte. Qui a Roma al direttore generale della FAO, a esponenti apicali e di vertice in tutte le principali istituzioni sovranazionali del sistema ONU e negli altri. Lo fa anche con una politica brutalmente finanziaria, perché poi tutte queste istituzioni per vivere hanno bisogno di soldi, e i cinesi, quando è necessario, sono anche, come dire, prodighi. E questo è un altro pezzo. Quindi io penso che il grande nodo, io non ho la risposta, se l'avessi naturalmente lo direi, forse, come dire, ne trarrei anche benefici, non ce l'ho. Qual è la strategia più adeguata oggi per fare i conti con una Cina che ha un'ambizione di leadership e di attore globale? Che gli deriva dalla storia, gli deriva da cosa ha costruito dal 1980 ad oggi, gli deriva dalla crisi del multipolarismo e dal multilateralismo che gli ha offerto ovviamente spazi nuovi, gli deriva dalle insufficienze e aporie dell'Occidente. Per tante ragioni questo ruolo di leadership e questo ruolo globale si va affermando. Che strategia abbiamo nei confronti di questa Cina? Ecco, credo che dobbiamo porci questo e cercare di rispondere. Grazie. Vi dico una cosa, io chiedo scusa, ma verso le
7 e mezza, 8 meno 20, mi devo allontanare perché questa sera... Anche noi. Ma io ho una cena istituzionale, per cui, come si sa, agli appuntamenti istituzionali bisogna arrivare puntuali, diciamo. Tra l'altro, come diceva Romano Prodi, ho una cosa curiosa, ho l'incontro col ministro degli affari europei inglese, che dopo Brexit non ho capito bene quale sia il suo ruolo e il suo portafoglio. Lo scoprirò questa sera. Grazie, onorevole Fassino. Sì, sono state poste varie questioni, varie domande, ma anche appunto nel dibattito, nelle varie presentazioni, tanti temi sono emersi. Io proporrei, ci eravamo dati come scadenza alle 7, però io proporrei, se siete d'accordo anche agli altri relatori, di proprio un breve flash, 2 minuti a testa di reazione o rispetto alle sollecitazioni dell'onorevole Fassino o rispetto a dei temi che sono stati presentati dagli altri. E proporrei anche di partire con la dottoressa De Giorgi, seguire l'ordine che abbiamo seguito per poi lasciare a Giovanni Andornino l'opportunità di chiudere questo nostro incontro. Se siete d'accordo, Laura, vi chiederei proprio 2 minuti, flash, non di più, in modo da... Sì, grazie. Sì, sarò brevissima. Volevo riprendere un attimo quello che anche ha detto l'onorevole Fassino, rilanciando la domanda, perché la riflessione su perché forse l'Occidente manca di una strategia verso la Cina richiede una risposta in qualche modo accurata, che certamente non darò io, ma credo che ci sia da chiedersi quanto ancora guardiamo forse la Cina con gli occhi nostri e della nostra storia, con una serie di aspettative, di comportamenti anche sul piano delle relazioni internazionali che forse dovrebbero essere in qualche modo guardate con un'ottica diversa, diciamo più cinese. Forse abbiamo ancora da conoscere molto sulla Cina per poter elaborare una strategia e cercare di capire come la Cina guarda il mondo. Su questo credo che ci sia ancora strada da fare. L'unica altra cosa che volevo dire è, raccogliendo un po' le sollecitazioni che ho visto negli altri interventi e chiaramente ponendole inevitabilmente in qualche modo in chiave storica, cioè l'attenzione che la Cina fa al coinvolgimento nelle organizzazioni internazionali e anche in qualche modo a voler cambiare, quanto mi risulta, certe regole di come funzionano le istituzioni. L'attenzione che fa alla questione dello sviluppo tecnologico, che ad esempio nel libro che ha curato Giovanni Andornino è un aspetto molto presente, che lui sottolinea, e anche quello sul tema dell'educazione, dalla mia prospettiva di storica, poi veramente chiudo, sono ad altale eco di quella che è stata l'esperienza della Cina nel passato rispetto all'Occidente, nel senso si è trovata inserita in un meccanismo di diritto internazionale che in qualche modo, in cui ha visto il diritto metterla in una situazione di subordinazione e quindi anche un imprinting di volere in qualche modo cambiare le regole, con la sensazione che diritto non possa coincidere semplicemente essere una forma retorica della forza poi e non di un rapporto equilibrato fra nazioni, tecnologico perché di fatto la debolezza della Cina e la classe dirigente cinese l'ha vista tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento come una debolezza dal punto di vista militare, tecnologico, industriale, quindi quella è la chiave per, nel libro secondo me è ben sottolineato, per cercare di emanciparsi da quella che è una dipendenza, da qui tanti investimenti anche in ricerca e infine anche l'aspetto dell'educazione, perché di fatto è l'idea di non essere emancipato anche sul piano in qualche modo ideologico ed educativo. Quindi in realtà quello che la Cina fa adesso, che vede come strategia, è in parte il riflesso di una percezione chiara di un'esperienza storica su quei 3 elementi fondamentali, e forse uno degli aspetti più interessanti e importanti è quello sul piano giuridico e anche del suo ruolo all'interno delle organizzazioni internazionali. Esserci anche in parte, io non sono un esperto di relazioni internazionali, per cambiare diciamo le cose, e quindi credo questo sia un tema del futuro particolarmente importante e interessante. Io ringrazio anche per le sollecitazioni sulla contemporaneità che aiutano a riguardare poi il passato in maniera diversa. Grazie. Grazie. Nel frattempo è arrivata una domanda che vi leggo, Paolo Ottaviani. Quali sono attualmente i rapporti Europa-Cina su alcuni temi come partnership nell'innovazione tecnologica e nello specifico Italia-Cina? Ci sono stati degli avvicinamenti oppure allontanamenti durante questo periodo di pandemia? Come ci stiamo ponendo nei loro confronti e viceversa? Ecco, la lascio aperto, ma comunque questa domanda, e passo la parola al professor Prodi.
ha una risposta a questa domanda telegrafica, non una risposta, ma solo uno spunto. Beh, i rapporti sono peggiorati, non c'è alcun dubbio. Era stato firmato questo CAI, questo un po' fumoso, ma in rapporto di copertura sugli investimenti, non sarà approvato al Parlamento, non c'è nessun progresso, c'è una politica di contenimento soltanto. Quindi, passando a questo, prendo questo spunto per dire quello che diceva prima Fassino, attenzione che poi la politica estera di questo tipo diventa problematica in futuro, cioè, bisogna avere anche qualche idea innovativa. Lui citava quella che era la mia vecchia proposta di rapporti con l'Africa attraverso la Via della Seta, cooperazione di questo tipo. Non vedo però come si esca dalla situazione in cui vengono difficili anche gli scambi scientifici che prima erano assolutamente normali. Cioè, non possiamo nascondere il fatto che è una fase di gelo. Grazie. Grazie, professor Profumo. Allora, io certamente concordo con il presidente Prodi sul fatto che ci sia un gelo di tipo istituzionale tra i due paesi, mentre dall'altra parte, almeno per la mia personale esperienza, c'è un maggiore attivismo rispetto al passato di relazioni tra ricercatori, professori, direi anche tra istituzioni diciamo dell'alta educazione e della ricerca. Questo mi ha anche un po' sorpreso, se dovessi dire, però c'è realmente questa cosa. E c'è in alcuni di quei settori, diciamo, che non erano quelli della prima ondata. Nel mio caso particolare, per esempio, sul tema dell'architettura ci sono moltissime relazioni, anche in Cina, penso che lo diceva anche la professoressa De Giorgi, che il Politecnico di Torino, per esempio, ha un'attività importante sul tema dell'urbanizzazione, dell'architettura, del restauro, ed è in Cina anche, non solo con attività svolte in Italia. Un altro tema che in questo momento è particolarmente caldo è tutto quello che è connesso al 5G e dell'attivismo di Huawei rispetto alle università e ai centri di ricerca italiani. A me non era mai capitato di sentire così tanti miei colleghi che avevano rapporti con Huawei come in questi ultimi anno e mezzo. Anche istituzioni che tradizionalmente non ce le avevano. Adesso è difficile interpretare questa cosa. Però certamente bisogna farne una lettura corretta. Adesso dipende probabilmente dai settori, ma alcuni settori, quando c'è un raffreddamento sulle relazioni diplomatiche tra due paesi, la cultura può essere un ponte, e un ponte da mantenere caldo, perché poi comunque le relazioni possono cambiare. E credo che la cultura possa essere una modalità per mantenere comunque un certo tipo di relazione. Grazie. Grazie. E nel frattempo sono arrivate altre due domande. Una la possiamo, la giro direttamente all'onorevole Fassino. Il ruolo dell'Italia è fondamentale perché siamo alla fine di quattro vie della seta.
commerciale, turismo, educazione e energia, perché si parla poco della via della sete energetica come il progetto ex Desertec, ora Jetco, di fotovoltaico nel deserto del Sahara. Loro a breve potranno vendere energia in Europa tramite noi. E poi una domanda che posso lasciare anche a professor Andornino. Sono perfettamente d'accordo sul rilievo fatto dal professor Andornino. Gli studenti e gli studiosi cinesi conoscono i codici e i metodi occidentali come se fossimo un libro aperto. Da noi la comprensione della Cina è ancora difficile, appannaggio per più dei singoli, nonostante tutto lo studio e lo sforzo che si fa nelle università italiane. Credete che una possibile causa di questo sia la poca trasparenza dei dati che vengono dalla Cina, che rendono in qualche modo più difficile la ricerca? Io ci metto due minuti, intanto concordo con le cose che sono state dette dagli altri in queste repliche. Ma la via della seta, guardate, la via della seta tra l'altro ha più diramazioni, cioè si parla poco per esempio di una via della seta ferroviaria che in realtà è un investimento che si sta facendo molto forte e che partendo dalla Cina può arrivare in Europa nell'arco per via ferroviaria di 24 ore, quando invece adesso ci vogliono molti giorni. C'è tutto un investimento molto forte che la Russia sta facendo sull'alta velocità dei collegamenti tra l'Europa e gli stessi cinesi stanno guardando con interesse a questa via ferroviaria che arriva, diciamo, nel nord Europa e soprattutto che ha come terminale la Francia. C'è la via della seta, quella che è più nota e che, di cui noi siamo, come dire, uno dei terminali. Anche qui però ci sono più terminali. Il terminale è nei Balcani perché i Balcani vengono considerati dalla Cina, come dire, l'approdo adriatico della via della seta, e l'altro grande terminale sono i porti, diciamo, del sistema portuale italiano, cosa che dico perché io e Prodi per anni abbiamo battuto su questo, quando siamo stati al governo abbiamo anche cercato di fare qualcosa su questo, cioè la portualità è per l'Italia un asset fondamentale che non sempre però nel nostro paese viene considerato con la dovuta attenzione. I cinesi l'hanno capito e quindi il nostro sistema portuale è destinatario della via della seta, come lo è il sistema portuale greco in cui i cinesi sono già fortemente insediati nel Pireo e via di questo passo. E quindi il problema è come riferirsi a queste cose, nel senso che oltre che vederne i benefici, che sono evidenti, però ancora una volta il problema è che politica hai tu, che la politica si fa sulla base di una relazione bilaterale e noi spesso invece diciamo i cinesi fanno questo e vediamo un po' cosa fanno e vediamo che beneficio ne traiamo, e questo però è un modo subalterno di riferirti a una politica. Perché di fronte a una politica, se tu decidi che vuoi che quella politica è importante, ti dà dei benefici e vuoi cooperare, beh, allora devi essere in grado di avere una strategia che ti faccia, diciamo, concorrere agli esiti e benefici di quella strategia. Invece anche qui, sulla via della seta, diciamo, l'Europa ha oscillato molto e quando l'Italia, diciamo, si è spesa con una maggiore, diciamo, attenzione, siamo stati destinatari di molte critiche, come ci ricordiamo. Quindi, diciamo, da questo punto di vista io penso che si ripropone anche su via della seta il quesito che io ho posto nel mio intervento precedente. Cioè, devi avere una tua strategia per riferirti alla Cina. Non puoi semplicemente giocare di rimessa. Grazie. Giovanni, a te. Grazie, ancora un ringraziamento a tutti, anche a chi ha partecipato, vedo nella chat dei relatori, con sollecitazioni molto interessanti come Oliviero Frattolillo poco fa. Io, avendo soltanto un minuto e mezzo ormai, mi limito a una chiosa riferita alla domanda sulla politica dell'Unione Europea nei confronti della Cina. In realtà noi come Paese Italia abbiamo svolto un ruolo negli ultimi anni non indifferente anche nell'istigare delle posizioni europee comuni. Io penso a un governo di centrosinistra in cui era ministro dello sviluppo Carlo Calenda e lui fu uno degli artefici di una, come dire, di un messaggio molto chiaro coordinato con Germania e Francia con riferimento alla necessità di avere una politica industriale europea che fosse non solo reattiva, come dice l'onorevole Fassino.
E se dovessi citare negli ultimi 3-4 anni i passi fatti dalla fine della Commissione Juncker e questa attuale Commissione von der Leyen, devo dire passaggi come il toolkit sul 5G, le operazioni di proposta per adesso su, diciamo, di iniziativa della Commissione che sono sottoposte al Parlamento e al Consiglio con riferimento all'antidumping, quindi contrastare la presenza sul nostro mercato di beni che vengono prodotti o con dumping ambientale o con una, come dire, inopportuna presenza di incentivi di sussidi statali cinesi e non che mettono a mal partito la concorrenza europea, cioè i vari passaggi che sono stati adottati in queste ultime, direi, 24-48 mesi sono molto rilevanti e sono senza precedenti. Quindi io non sono del tutto senza speranza rispetto al fatto che l'Unione si dia strumenti per gestire in modo più strategico il rapporto con la Cina. L'ultimo di questi che cito, ce l'ho qua sotto il naso, quindi ve lo richiamo volentieri, è una strategia invece sulla conoscenza. Io sono molto d'accordo con quello che diceva il professor Profumo su questo tema, ossia la Commissione europea è uscita con un documento che si intitola Upgrading China Knowledge in Europe, che diventerà uno degli assi su cui vorrà sviluppare il settennato incipiente di Horizon di questo prossimo periodo, che è proprio fatto per costruire una competenza, diciamo così, specificatamente europea, indipendente in questo ambito, che è tanto più rilevante nella misura in cui, concludendo, noi ci dobbiamo rendere conto che una delle sfide che abbiamo davanti è rappresentata sia dalla difficoltà di fare ricerca in Cina sempre di più. Questo è un fatto che non deve passare sotto silenzio. Io sono rimasto colpito e molto, molto preoccupato dalla escalation sanzionatoria cinese dei mesi scorsi, perché ha toccato anche ricercatori, e questo è, dal mio punto di vista, un pericolo gravissimo nella sostenibilità delle relazioni, proprio per la ragione che diceva il professor Profumo. E dall'altra parte è una, come dire, è un invito agli europei a non cadere anche nell'altro tranello, che è il tranello, diciamo, di una sorta di neomaccartismo strisciante, per cui per dimostrarsi fedeli alleati dei nostri alleati storici si finisce per diventare più realisti del re. Non si fa un favore né alle nostre relazioni con la Cina, per la verità neanche alle nostre relazioni con gli Stati Uniti, che invece hanno bisogno, come sempre hanno avuto bisogno, come tutte le grandi potenze hanno bisogno, di controcanti o comunque di sollecitazioni, non necessariamente di yes man, di semplificazione, ma di problematizzazione, perché effettivamente non è una grande banalità per concludere, però viviamo in un'epoca di interconnessioni che rendono tutto molto complesso, e le facili ricette, credo che anche il nostro paese se ne stia rendendo conto, sono state e resteranno di solito facili da capire e sbagliate. Grazie mille. La vivacità anche delle domande e delle sollecitazioni che arrivano sulla chat dice l'interesse e l'attualità di questi temi, però nei webinar è opportuno sempre avere un limite da non superare, e però questa può essere la giusta occasione per rilanciare e portare avanti la riflessione anche in future occasioni. Io ringrazio tutti quanti, spettatori, in particolar modo i relatori, e vi auguro una buona serata. Grazie mille. Grazie.